Hello guys, io sono Shane e benvenuti in un episodio di Scribblenauts. Mi avete mandato un messaggio privato scrivendo di dare a questo bottiglio una bottiglia d'acqua. D'acqua? Bottiglia d'acqua, però attaccato d'acqua. Ma non mi fare che funzioni. Bottiglia d'acqua. Tieni amico. No. Allora, tu te ne vai e tu lo segui. Allora, ragioniamo ancora un po'. Mi sono imbattuto nella melma. Trovo un modo per contenerla. Ma... riciclatore. Ricamatore. Rocciatore. Contenitore. Botte. Vabbè, rinunciamoci e passiamo alla prossima area di gioco. Che quell'isola l'abbiamo fatta tutta. Sì, andiamo al castello volante che ho visto in qualche episodio fa, Torre Favola. Benvenuti a Torre Favola. What the fuck? Che cavolo di problemi aveva quella? Vabbè, eccoci arrivati, qua c'è già il nostro amico per la Starlight. Tu cosa vuoi? Ninna nanna ninna, per favore fammi scendere prima che Carl mi metta a piangere. Ok, ti do delle ali. Vola bambino, vola. Culla vegetale, vabbè. Avanti. Tu cosa vuoi amico? Il mio naso si allunga se bugiardo io resto. Puoi tu renderlo normale se prometto di essere onesto? Allora, vediamo se faccio umano, cosa succede? E vediamo un po'. Sincero? Ok, il naso a naso. What the? Non ha senso. È diventato un bambino, ok. Era Pinocchio. Tu invece cosa vuoi, amico? Una volta avevo un agnellino che avrei voluto cucinare. Aiutami a trovarlo perché non so dove cercare. Se smettete di parlare rima, un favore mi potete fare. Allora, cerchiamo il tuo agnellino del cavolo. Non sono molto bravo con le rime. Vi dico un segreto. Se avete visto i video di FaviJ di questa zona, quando lui faceva le rime metteva in pausa il video. Invece io sto cercando di improvvisare. Notiamo la differenza. Infatti lui è venuto qualcosa di più decente del mio improvvisare a random. Tu cosa vuoi? Lo specchio decide che non sono bella. Wow, fa tanto male questa novella. Allora facciamo di stupenda. Stupenda. Stupida. What? Perché ho sentito tipo un... Ok. What? Specchio, specchio. Perché c'è la maschera? Vabbè. Lasciamo stare. Tu cosa vuoi, amico? Oro filato, ma via d'oro il mio primo nato. Vuoi della lana? Non ho capito. Vuoi un bimbo? Oro. Oro filato, ma via darò il mio primo nato. Cosa vuol dire? Non lo capisco proprio. Oro filato. Fidato. No, continuo a non capire cosa vuole. Oro filato. Filo. Poi questo. Oro filato. Ah. Ok, così. Non avevo per niente capito. Tu cosa vuoi, amico? Aiutami a trovare il mio amore reale. Così lei si rivelerà del cibo minuscolo sotto il materasso e la sentirà.
Allora mettiamoci una patata. Per andare contro la leggenda mettiamoci una patata. No? Ok, mettiamoci il solito cazzo di pisello. Sposa ideale. Lol. Lol. È volato un lol. E vabbè. Qua abbiamo altro da fare? No. Si sale. Allora, lì c'è uno con evidenti problemi sociopatici. Lasciamolo in pace. Tu cosa vuoi, amico? Con questi topi la situazione è infernale. Ci vuole qualcosa di musicale. Cosa vuoi? Un triangolo? Un triangolo? Amico, un triangolo? Pifferaio de... Pa 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 pa. Vabbè, basta. Allora, tu vuoi la cazzo di pecora? Che non, ancora non l'ho trovata. Se non è di qua, non so dove cercare. Il gatto con gli stivali. Aiutami, amico mio. Non te ne andare. Questi stivali, aiutami a levare. Grande. Vai. Super gatto on the road. Gatto con gli stivali on the road. Dai, seriamente. Sdentato. Nudo. Non è meglio nudo? No, non in quel senso nudo. Non in quel senso nudo. Scarpaiolo, esiste uno scarpaiolo? Ti do una spada, anzi. Spada. No, arrangiati. Come dovrei riuscire a togliergli quegli stivali? Non riesco proprio a capirlo, seriamente. Aiutami, amico mio, non te ne andare. Questi stivali aiutami a levare. Come devi fare per levarglieli? Palla di... Aspetta, facciamo lano. Lana. No. Non lo so. Grande. Piedi. Piena. Appunto che non li posso selezionare. Tacchi. Tirchi. Oh, niente, proprio non lo capisco sto indovinello. Non ci arrivo. Non arrivo a capirlo. Sarò stupido io? Avrò perso l'abilità di Scribblenauts? Molto probabilmente. Ma torniamo alle nostre faccende comuni. Qui abbiamo la psicopatica, è meglio la lasciamo stare. Tu cosa vuoi, amico? Cavalli e uomini del re sono partiti come razzi. Io sono qui di nuovo in mille pezzi. Intero. Ok. Tu cosa vuoi invece? Per i miei capelli crescere, crescere è un piacere, ma poi a una finestra come questa mi vado a impigliare. Pelato. Ma si è rotto di nuovo? Ma sfigato. Ho un piano. Se riuscisse ad entrare avrei un piano. Ti do delle ali. Prima vediamo se magari riesci a svincolarti. Veloce, volante, piccolo. Ok, ce l'ho fatta. Non so come, ma ce l'ho fatta. Perfetto. Tu, gigante, cosa vuoi, amico? Il nostro amore non mi fa vivere. Se solo avessimo altro da condividere. Gigante. Ok. Perfetto. Meglio così. Tu sei una lupa. Vabbè.
aspettate, una voce da lupo. Ho tanto soffiato. No, questo qua è la strega. Ho tanto soffiato e non ho più energia. La casa di questo porcellino aiutami a far volare via. Leggera. Volante piccola. Potente, forte, grande. Ti potenzio a te adesso, lupo. Sì, ok, però non dovevi ammazzare me, sai, amico. Un porcellino. Sì, per intanto hai ammazzato me, sai. Non so se ce ne siamo resi conto. A proposito, dove cavolo è finito l'agnellino del tipo dell'inizio? Sto qua c'è il gatto con gli stivali che non riusciamo a capire come diamine si fa. Glielo diamo. Toh, ecco il tuo agnellino. Ma non c'è nessun agnellino da queste parti. Da nessuna parte. Con un cappello. Qua c'è qualcosa? No. Qua si cambia zona. Agnellino. Dove diamo in esto agnellino? Qui c'è il gatto. Qua c'è la tipa. Qua c'è altra gente. Qua c'è l'agnellino che ho creato io. Via. Si trova un investigatore. Magari ti aiuta lui a trovarlo? Magari sì? No? Furbo. Non so cosa fare anche su questo. Intelligente. Ma non trovo comunque l'agnellino. Vabbè, fanculo. Ti aiuto in un altro momento. Adesso non c'ho voglia di perdere tempo. Hansel e Gretel a spasso. Ovviamente tutte queste stare, fammi di strette che non sto facendo adesso, le rifarò in un ultimissimo episodio speciale. Dopo che ho cercato di capire come i diamini si fa. Ma dettagli. Ok. Hansel e Gretel. E lo che piccolo che sono. Hansel e Gretel sono in esplorazione. Dagli qualcosa per lasciare una traccia. Ah, niente lui, ma ok. Meglio così. Pane. Prendete un po' di pane. Mettete le briciole. Non ha funzionato. Ti do dei sasso. Metti un sasso. Ok, perfetto. E lui. Ciao, vecchia. Aiuta l'anziana a tagliare del legno e a portarla nella stufa. Ascia. Tieni. Vai con l'ascia e rompi quella legna. Grande Hansel, il grande tagliatore di legno. Bam. E Gretel dove è finita? Sparisciuta? Ok, eccola che arriva. Vai Gretel, vai. Brava. E mo? Tan tan tan. Haha, siete creduti in una trappola. Dun dun dun. Ha davvero fatto dun dun dun. Haha, siete creduti in trappola. Gretel sarà la mia schiava, anzi sarà la mia cena. No, proprio lo prende così. È talmente forte che riesce a prenderlo così, vabbè. Dai ad Hansel qualcosa per entrare in inganno la strega. Cantante di yodel. Brutto. Dovrebbe farci venire un po' di tempo. Attira la strega verso il forno. Ti do una sveglia. Attira con una sveglia. No, non funziona. Era un piano. Carne. Attira con della carne. E con cosa potresti attirare l'attenzione? Una pistola? No? Vabbè, io tanto...
raccolgo e lancio. Con flauto. Se suoni un flauto dovresti attirare la sua attenzione. No. Ma che problema c'è? Aspetta, suggerimento, dammi. Devo creare un diversivo. Ho capito, ma se... Allora, vediamo di collaborare un po', Gretel. Ma come cavolo fa a non funzionare neanche... con cosa puoi creare un diversivo? Non lo so, francamente. Ti ho dato un flauto per suonare, una sveglia per fare casino. Cosa vuoi che ti dia? Cosa vuoi? Non ho idea. Dai, quanto manca? Dammi l'ultimo suggerimento, va. Forse se do fuoco a qualcosa verrà qui. Diamo fuoco alla scopa, non so. Fiamma. Scopa infuocata. Fuoco. Legno. Brava Furby. Tocca a te, sbrigati Gretel. Vai. E quindi? La megera è morta, è il suo momento di liberare Hansel e di andarsene. Vabbè, ma è lì la strega. Vabbè. Raccogliamo. La chiave scotta troppo, ma... Vabbè, ghiacciata. Non qui. Oddio santo. Fredda ghiacciata. Congelata. Allora, raga, cioè, riusciamo a... Oh, brava. Vabbè, ho già capito, faccio io. Toh. Oh, la puntata più incasinata del mondo, eh. Davvero, la puntata più incasinata. Perché spinge un legno e tutto? Corretta a casa, bambini, grazie mille per averti protetti. Prendi questo. Ma che... Vabbè. Non capisco che problemi tecnico-pratici ha avuto sta parte, ma dettagli. Siamo a 71 stride ed è finito anche questo episodio. Spero che vi siate divertiti e noi ci vediamo nel prossimo episodio di Scribblenauta. Alla prossima gente, bye bye, ciao!